un nuovo inizio, è un inizio perché questo museo riprende la tradizione dell'immaginario scientifico, riparte dalla storia lontana, ma inizia un nuovo percorso con una forte identità legata al territorio, sia dal punto di vista degli enti di ricerca che dell'impresa. La direttrice Serena Mizzan lo ha ribadito più volte stamani con i giornalisti. L'immaginario scientifico al magazzino 26 non ha trovato soltanto una nuova sede, ha in qualche modo approfittato dei nuovi spazi a disposizione per presentarsi alla città in una veste rinnovata, suddivisa in tre sezioni principali. Trieste la scienza, che illustra quanto si è andato sviluppando in città dal punto di vista scientifico. Fenomena, che aiuta a scoprire in modo veloce e divertente le grandi leggi della scienza. Ed Innova, la vera novità, un modo per approfondire quanto a livello scientifico viene portato avanti dalle realtà accademiche ed industriali del territorio, fra cui Acegas, APS e AMGA. L'immaginario aveva pensato a se stesso, perché ha voluto aggiornare quelle che possono essere le metodologie espositive, ha voluto aggiornare i temi e soprattutto ha ripensato a se stesso in questa funzione di tramite tra mondo della ricerca e cittadinanza. A ciò si aggiungono altri due momenti, un planetario e Imaginaire Scientifique, una rilettura immersionale dedicata non a caso a Paolo Budinic, realizzata con il contributo della Fondazione CR Trieste. Immaginario Scientifico Science Center sarà aperto al pubblico da domani, dopo l'inaugurazione ufficiale di questo pomeriggio. Al momento occupa una parte dei 3.000 metri quadrati messi a disposizione dal Comune. Speriamo di poter aprire a primavera il piano superiore, ma ci sembrava importante iniziare da subito, avendo la possibilità di farlo, di riprendere la nostra attività di divulgazione nella città della scienza.